sta succedendo qualcosa di strano, toglieteli l'ombrello, una piacerellina, porta bene, facciamo un battezzo, qui facciamo un battezzo di qualcosa di diverso, cosa ti bagnerai, tu sei già distrutto da a secco. Allora, stiamo un po' così, tira giù, non abbiate paura, sono due gocce, siete abituati a essere bagnati, a peggio, siete abituati al peggio qui. Stiamo facendo un piccolo esperimento qua, un piccolo esperimento che può cambiare, può iniziare una piccola rivoluzione, chi lo sa? Iniziano sempre qui le rivoluzioni, nei piccoli centri, con piccole persone, piccoli gruppi, non le masse. Siamo qua con, e vorremmo, guardate bene le persone alle mie spalle, sono persone come voi messe lì, non c'è nessun politico, io sono un comico, che sono venuto adesso con quella, vedete quella cosa lì, io viaggio con quella lì, con quel camper lì che non so chi me l'ha pagato, ma capite? Io che ansia che c'ho, io sto girando l'Italia, ma sta succedendo qualcosa di straordinario. Allora, se vedete delle persone, sono gente di qua, dei pistoiesi o dei pistolotti, come si chiamano? Sono gente come voi, guardateli in faccia per cortesia e ditemi sinceramente se noi possiamo con questi qua cambiare il mondo. E allora, che cazzo, andiamo via. Sì, sono proprio le persone così, siete voi che dovete cambiare. Siete voi, questo paese è andato, è in malora, in deficit, è fallito, non c'è più niente. Qui arriva magari un po' dopo la crisi, perché continuate a vendere fiori, a vendere, fare vivai, siete tutti vivaisti, ti stanno spuntando dei gerani nelle orecchie. Allora, arriverà un po', ma arriva, non c'è più scampo. Signore, questo paese se n'è andato. Adesso hanno una paura fottuta di queste persone qua, hanno una paura fottuta dei movimenti, delle associazioni, dei cittadini. Signori, qui adesso cercano di recuperare all'ultimo, si accorgono che hanno preso i rimborsi elettorali, cazzo, e adesso ne danno una quota, l'ultima quota la danno indietro, ancora peggio, perché mi riprendi per il culo. Allora, perché o li dai tutti o te li tieni, non una quotina. Ma cosa significa? Ma guardate che è fantapolitica, cioè ci vuole un neurologo per capire. Di Pietro sta facendo un referendum per abolire i rimborsi elettorali e se trova le 500.000 firme per il referendum ha diritto a 1.200.000 euro di rimborsi elettorali. Cosa sta succedendo in questo paese qua? Cosa fanno questi qui? E adesso è il trota, si sono accorti del trota, come danno la colpa al trota, quello lì dice i miei figli, si mette a piangere, ma è chiaro che sono guerre fratricide tra loro, è l'ultima scena del film di ieri, si sparano tra loro, no? La Lega non doveva neanche arrivare a quel punto lì, la Lega era partita bene, era in mezzo alla gente, poi non hanno capito più un cazzo, hanno fatto l'Eurocredit, no, le banche, le cooperative lombarde, le cooperative padane, la Padania, questo sogno della Padania, la Padania con capitale vicino a Paperopoli, con capitale Gotham City, allora... Era una battuta questa, Golden City. Bene, ma non mi puoi prendere sul serio tutte le cose. Ricordati chi sono. Ecco, sono queste espressioni che mi danno fastidio. Cioè mi danno fastidio, vi capisco. Sono queste facce che mi guardate così. Come dire, tanto qua non si muove niente. Qua si fa niente. Qua è inutile che sbraitate, fate, qui non cambia nulla, ci sono gli sguardi, vi vedo. Oppure quelli che quando scendo arrivo e dico vai, vai, grillo, spacca tutto! E io dico, e tu, io rimango un po' qui a vedere come va. Non funziona più così. Non funziona più, il paese è ridotto così, con questi ABC. ABC, adesso è toccata la Lega, adesso è toccata Vendola, tutti quelli che sono contro questo ABC, l'alfabeto del nulla,
Alfano, con questi due occhi che non sai come guardarlo, che ti viene la laberintite, che sembra il nipote del tenente Colombo, che dice il partito dell'onestà, cazzo, il PDL, il 60% dei condannati, patteggiati e prescritti sono nel suo partito e fa il partito dell'onestà. Ma che cazzo sta succedendo qui? Quell'altro! Bersani, quello Bersani, non si può stare lì a fare la punta ai ricci, ma Bersani, quello del nucleare sicuro di quarta generazione, quello che diceva l'acqua, certo che è pubblica, l'acqua è di Dio, torna poi a Dio e in mezzo ci mettiamo la Veolia che la gestisce, cosa c'è di male? Cazzo, sono questi! Quando il ministro dell'industria Bersani ha fatto una lettera di fuoco al ministro dell'interno Mastella di intervenire presso i medici dell'Emilia Romagna, che avevano mandato una lettera a tutti i sindaci perché gli inceneritori facevano morire di tumore, e ha detto non si devono permettere di mischiarsi nell'industria, questa è la sinistra, è la sinistra, ti ho parlato, sinistra, destra, PD, PDL, PD-L, UDC, questo Casini, chi è? Chi è questa persona qui? Chi è? Chi l'ha messa lì? Questo Anthony Perkins per vecchie mignotte, ma chi è? Che diceva che qua si diceva durante il processo Cuffaro e andò in televisione e disse se arrestano Cuffaro do le dimissioni. Lo arrestarono, andò in televisione e disse ammiro quest'uomo che affronta con dignità la giustizia. Ma che cazzo stai dicendo? Questi sono quelli lì che hanno una paura fottuta, che in tre giorni si riuniscono, oh, vogliono dare i soldi indietro, si accorgono dei cittadini, fanno le liste, siete pieni di liste, andate un po' nella vostra città in centro, guardate i manifesti di queste facce da culo, sono tutti io con te, noi con noi, voi con noi, una storia diversa, sono sempre gli stessi, hanno già, si sono già spartiti i consiglieri e gli assessori, sono sempre gli stessi, dietro mettono delle facce nuove, li chiamano movimenti, per Dio signori, per cortesia, ma poi questo è un paese che se ne sta andando sotto i nostri occhi in una maniera tragica, anche questo Rigor Montis che fa l'esorcista, che fa l'esorcista del invece delle vittime del capitalismo, esorcizza i carnefici, ma stiamo scherzando, fa il lavoro sporco, protegge le banche, prende le banche, dai soldi alle banche, le banche se li tengono per risanare quei bilanci che da SPA falliti. Ma cosa sta succedendo? Ci stiamo odiando tra di noi, c'è gente che pensa che io sia il miliardario pazzo che fa i soldi, ci stiamo odiando tra di noi, e c'è l'odio di categoria, una volta c'era la lotta di classe, c'era la lotta di categoria, il farmacista contro...